Negli ultimi anni ho dedicato una parte consistente della mia attività musicale allo studio e alla ricerca sul bandoneon, che mi hanno portato alla produzione di numerosi video e anche alla pubblicazione di una serie di album dedicati unicamente alla musica per bandoneon solo. Il primo volume è incentrato completamente sull'interpretazione di alcuni dei miei jazz standards preferiti, repertorio tra l'altro molto inconsueto per questo strumento, suonati e interpretati in maniera libera, intuitiva e spontanea. Nel secondo presento 10 brani da me composti che spaziano dal tango alla mazurka, dai ritmi balcanici a quelli brasiliani, alle ballad e c'è persino una tarantella. Di questo album ho realizzato anche il libro con l'antologia musicale, le cui note introduttive sono curate dal mio maestro, il grande Nestor Marconi. Il terzo volume, anch'esso interamente costituito di musiche originali, è più un misto tra composizione e improvvisazione e trae spunto dalla quiete del bosco del North Shetland, dove amo trascorrere gran parte del tempo destinato ai miei ritiri creativi. Oggi ascolteremo una mia interpretazione al bandoneon di un pezzo di uno dei più grandi jazzisti statunitensi, importante non solo per il suono e per il linguaggio originale e innovativo sul suo strumento, sax tenore e sax soprano, ma anche per il suo grande contributo nell'ambito della composizione. Wayne Shorter, Footprints. Buona visione, buon ascolto e arrivederci alla prossima puntata. Thank you.
Thank you.